L'America di Trump affida all'italiana Fincantieri una importante commessa, quasi 1 miliardo di dollari per la realizzazione di navi per la Marina americana. Una dimostrazione di fiducia, di amicizia, un successo per l'industria italiana. La Cina invece ci rifila. Il virus, perché da lì parte, la concorrenza sleale e anche l'inquinamento che sul pianeta la Cina riversa. In più c'è una dittatura liberticida in quel paese. E il governo di Conte e Di Maio a chi fa dalla che? Ai cinesi. È uno schifo. Viva l'America, abbasso la Cina. Rimaniamo legati alle nostre alleanze occidentali che creano anche lavoro e opportunità per le aziende italiane e per i lavoratori italiani e trasciniamo la dittatura comunista cinese davanti a un tribunale internazionale perché risarcisca l'Italia e il pianeta intero per i danni enormi che ha causato con la diffusione del virus di cui non ha parlato, un virus che ha tenuto nascosto. La Cina è la vergogna del mondo, l'Occidente e l'America sono la libertà del mondo. Cacciamo questo governo di grillini schiavo dei cinesi che distruggono il pianeta.